Per essere sicuri, dovete guardare il codice apposto su ogni uovo che acquistate. Questo codice è l'unico metodo obbligatorio dal 2004 per identificare come sono state allevate le galline e quindi anche capire la qualità delle uova che mangiate. Vediamo insieme quali sono i codici che potete trovare. Codice 0. Sono uova che provengono da un allevamento biologico dove le galline sono liberi di razzolare in spazi aperti e si alimentano di mangimi biologici e controllati. Codice 1. Sono uova che provengono da galline allevate all'aperto e sono liberi di razzolare in spazi aperti più o meno grandi. Contrariamente al codice 0, non ci sono divieti o vincoli che riguardano l'alimentazione di queste galline, che possono essere anche alimentate con sostanze chimiche per agevolare la produzione di uova. E ovviamente quello che mangiano le galline si ripercuote anche sulla qualità dell'uovo che noi stessi mangiamo. Codice 2. Sono uova da allevamento a terra. Questo significa che le galline sono libere di razzolare, ma all'interno di un capannone dove sono stipate migliaia di galline, spesso in condizioni igieniche molto precarie e con il rischio molto probabile di contrarre infezioni che vengono trattate con antibiotici. Anche in questo caso l'alimentazione delle galline non è controllata e spesso vengono usate sostanze chimiche e antibiotici che finiscono direttamente nella nostra pancia quando mangiamo l'uovo. Codice 3. Sono uova da allevamento in gabbia, il peggio del peggio, insomma, dove le galline sono rinchiuse in gabbie spesso grandi come un foglio A4, sfruttate, ingrassate. E in condizioni ovviamente igieniche, sanitarie terribili. Come puoi immaginare, le uova qualitativamente migliori sono quelle con il codice 0, ossia quelle che dovrebbero avere sulla confezione la scritta biologico. Purtroppo anche in questo mercato esistono le truffe, ossia prodotti che si dichiarano biologici, ma che biologici non sono. Per cui scegli marche di cui ti fidi, o meglio ancora, se puoi, vai ad acquistare direttamente in una fattoria di fiducia.